Si è svolta a Riyadh in Arabia Saudita la prima semifinale della Final Four della nuova Supercoppa Italiana 2024, voluta dalla Lega Calcio di Serie A per cercare di attirare pubblico al di fuori dei confini italiani, ma sembra che l'operazione sia un flop clamoroso. Non invece dal campo che ha regalato la prima finalista di questo torneo. Si tratta del Napoli di Walter Mazzarri che dopo la vittoria ottenuta nel derby campano contro la Salernitana per 2-1 in campionato ha battuto la Fiorentina con il punteggio di 3-0. Iniziale vantaggio partenopeo con la firma di Simeone in contropiede, poi i due gol del giovane Zerbin con un futuro sicuramente da non sottovalutare. Il primo gol arriva su cross dalla sinistra, mentre il terzo è un rapido contropiede che viene sfruttato appieno dal giovane giocatore partenopeo. Per la Fiorentina anche l'amarezza di un rigore sbagliato nel primo tempo. Stasera attesa per la sfida che vedrà di fronte la capolista del torneo, l'Inter, reduce dal 5-1 al Monza contro la Lazio. La formazione biancoceleste di Sarri, reduce dalla vittoria contro il Lecce per 1-0, cerca il colpo grosso.